Paolo Patitti, a cui diamo il benvenuto, per aprire una pagina che si apre sempre a questo punto dell'anno, ed è un peccato che si apra sempre solo in un, spesso solo in un momento dell'anno. Paolo Patitti, presidente dell'Associazione Treno della Memoria, perché naturalmente, insomma, quando si avvicina la giornata del ricordo delle vittime dello Shoah e degli orrori che non devono mai passare dalla memoria, è giusto e opportuno farne un punto. Tu sei presidente dell'Associazione Treno della Memoria e vogliamo con te tornare indietro nel tempo a quando, a 19 anni, ragazzino, per la prima volta compi quel viaggio. Sì, ero in quinto superiore, facevo rappresentanza studentesca, quindi uno di quelli che rompevano le scatole a scuola, e arriva questa proposta di poter fare questo viaggio e decido di farlo. Partivano 650 ragazzi dal Piemonte e 50 ragazzi dalla provincia di Lecce, da dove vengo io. Una volta fatto questo viaggio, insieme ad alcuni di questi ragazzi e ragazze della provincia di Lecce, capiamo che quell'esperienza non poteva fermarsi lì. Quel viaggio che avevamo fatto doveva diventare un moltiplicatore di possibilità per altri ragazzi e altre ragazze come me di fare questa esperienza. Vedere in prima persona Auschwitz-Birkenau a quell'età è stata una tappa di formazione molto importante, che ti apre tantissimi interrogativi, ti mette in grande fatica nel trovare le risposte, ma ti fa capire che in ogni momento della tua vita è importante che tu faccia delle scelte, che il fatto anche solo di non scegliere è una delle peggiori scelte che puoi fare. Ed è proprio in seguito a questo tuo primo viaggio che tu decidi che devi portare il treno della memoria a Lecce, fondi proprio il treno della memoria a Lecce, e da quel giorno tu hai accompagnato più di 60.000 italiani, soprattutto studenti, nei campi di concentramento. Io ti volevo chiedere, qual è la reazione di questi ragazzi ogni volta che arrivate lì? Sì, da quel giorno nasce poi a un certo punto questa organizzazione, questo network nazionale. Oramai, grazie anche a quest'anno, abbiamo quasi raggiunto i 65.000 giovani che hanno fatto questa esperienza. Le reazioni, è difficile pensare che ce ne sia una unica, ovviamente, per tutti i ragazzi e le ragazze, poi accompagnando persone che provengono da tutta Italia, grazie a uno staff dell'organizzazione che è meraviglioso e fa un lavoro eccezionale. Ma c'è un'impressione che sicuramente è sempre molto presente e che ascoltiamo molto, ed è una di quelle che accade poco dopo la visita ad Auschwitz-Birkenau, quando le parole iniziano ad avere una densità diversa rispetto a quelle che a volte troppo spesso anche sprechiamo in tempi come questi. Ed è, abbiamo toccato la storia con mano, e non è casuale, è la sottolineatura del bisogno di avere un'esperienza anche fisica che deve affiancare l'importanza dello studio, dell'approfondimento, ma il fatto di andarci fisicamente è come se rende tridimensionale questa storia, la fa uscire dal bianco e nero, la fa uscire dall'idea che possa essere storytelling o la scrittura di un buon film. È una storia vera e ti travolge, perché mentre sei lì dentro capisci che quel 6 milioni di persone che hanno vissuto questa tragedia sulla loro pelle è fatto di 6 milioni di nomi e cognomi, 6 milioni di persone, 6 milioni di vite strappate, di amicizie che non ci sono più, di futuri che non sono stati possibili. E quando entri in quella consapevolezza tocchi con mano quella storia e quindi capisci anche quanto tra il mondo delle vittime e dei carnefici ci sia stato nel mezzo una popolazione, delle comunità, esseri umani, che con le loro piccole scelte e piccole non scelte, in quella banalità del male che racconta Hannah Arendt, hanno purtroppo fatto un pezzo della loro parte. E permettetemi di aggiungere, capisci anche e ti mette nelle condizioni di ricordare quanto anche il nostro paese sia stato corresponsabile di questa storia. E su questo tassello troppo spesso siamo troppo autoassolutori. Dopo la pubblicità continueremo da qui, Paolo, ma cercheremo anche di prendere quella matassa di storie che si sono intrecciate nell'orrore di Auschwitz e di sfilare uno di quei fili che ha un nome, ed è quello di Lidia, che è una bambina entrata piccolissima nel campo di concentramento e riuscita a uscirne e a raccontare quell'orrore. Pubblicità.
Con Paolo Paticchio, presidente dell'Associazione del Treno della Memoria, stiamo non solo esercitando la memoria personale e collettiva nell'andare al punto della giornata della memoria della Shoah, ma stiamo anche conoscendo la tua esperienza nella creazione di questa associazione che porta proprio le persone nei luoghi dello sterminio. Come avviene? Come si svolge questo viaggio, Paolo? Noi abbiamo una rete di scuole, di comuni che oramai da anni partono insieme a noi. Noi prima del viaggio, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze dell'associazione, organizziamo 4 appuntamenti di formazione con tutti i partecipanti, perché deve essere chiaro che non è una gita, non è un viaggio, è un'altra storia, è un percorso educativo. E quindi questi 4 appuntamenti aiutano ad avere il giusto bagaglio nell'affrontare l'esperienza. Ci sono 2 percorsi che possono essere fatti, uno che parte appunto dall'Italia, fa tappa a Berlino per 2 giorni e poi si va in Polonia, a Cracovia per poi visitare Auschwitz e Birkenau, e quello che accompagna invece direttamente in Polonia. È un viaggio che giorno dopo giorno aiuta a capire come ci sia arrivati ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Molto spesso vediamo questa storia direttamente dall'ultimo capitolo, quello dei campi di sterminio. Invece è importante vedere in che maniera ci si è arrivati, qual è stato il processo, il passo dopo passo. E questo aiuta anche i ragazzi e le ragazze a capire che non è una follia di un uomo e basta, non è un qualcosa di strano e unicamente militare che è avvenuto, ma sono processi che purtroppo hanno avuto un grandissimo consenso da parte delle popolazioni, e quindi quel processo culturale, sociale, politico va analizzato, capito da subito. Paolo, e allora, come anticipava prima Giacomo, vogliamo conoscere la storia di una bambina, si chiama Lidia ed è una bambina sopravvissuta agli orrori di Auschwitz. Guardiamo insieme. Ricordo di quando i bambini dicevano: dobbiamo nasconderci, sta arrivando il dottor Mengele. Ricordo le condizioni orribili dentro la baracca. Era sempre buio, le finestre erano piccole, entrava poca luce e i bambini dovevano dormire sui tavolacci. Come tutti i bambini, anche io mi nascondevo sotto il tavolaccio più basso e chiudevo gli occhi. Speravo in questo modo di diventare invisibile. Ma i gendarmi tedeschi entravano nelle baracche insieme ai cani, che abbaiavano forte, e noi avevamo tanta paura. I bambini venivano portati in laboratorio accanto ai forni crematori, dove il dottor Mengele faceva gli esperimenti e le trasfusioni di sangue. Questo lo ricordo bene perché i bambini in genere hanno paura delle iniezioni. Metteva anche una medicina negli occhi che doveva cambiarne il colore. L'obiettivo era creare una razza ideale che avrebbe dovuto diffondersi in Europa. Dopo la liberazione del campo, una coppia di polacchi mi ha adottato. Mi hanno curato dalle malattie che avevo. La mia pelle era piena di pustole, soffrivo di anemia. Dopo 17 anni ho iniziato a cercare la mia madre naturale e racconto sempre dell'incontro con mia mamma per poter credere che la vita non è solo cupa, che la mia storia è finita in modo felice. L'ho rincontrata davvero e ho avuto 2 mamme. Chiedo ai giovani di essere attenti affinché quel che è successo nel campo e tutti i crimini della Seconda Guerra Mondiale non possano accadere mai più. E questa era la testimonianza di Lidia. E Paolo, come dicevi tu, è importante soffermarsi davvero sulle singole storie di queste persone, proprio per capire quello che è successo. Noi vogliamo aggiungere alla nostra chiacchierata un'altra persona che è in collegamento con noi. Lui è Luciano De Pascalis. Buongiorno Luciano. Luciano, volontario. Buongiorno. Del treno della memoria. Ciao Luciano. Buongiorno. Luciano, è il 4º anno per te come volontario. Ci puoi raccontare qual è la tua esperienza? Sì, in realtà come volontario è il 3º anno. Il 1º anno ho partecipato, come tutti gli altri ragazzi, all'ultimo anno di scuola superiore. E niente, l'esperienza parte, diciamo, come diceva prima Paolo, i primi incontri di formazione con i ragazzi che noi facciamo, diciamo, con i quali partecipiamo
attivamente consiste in una parte logistica che è quella appunto di accompagnare i ragazzi all'interno diciamo, del pullman, quindi un pullman di 50 più o meno 50 ragazzi di varie scuole, e accompagnarli a Cracovia oppure a Berlino, Cracovia, e poi insomma accompagnarli durante tutto quanto il percorso che è stato mirabilmente dipanato prima da Paolo stesso. Luciano, ma perché sei diventato volontario? Quello che noi cerchiamo di fare appunto è trasmettere, e penso che l'associazione del Trono della Memoria lo faccia benissimo, appunto qual è il senso di questa esperienza, cioè attraverso anche un percorso artistico abbastanza pregevole, devo dire, e cercare di immergersi all'interno di quello che è stato il processo di disumanizzazione non soltanto di uomini e donne di religione, professione, confessione religiosa ebraica, ma anche tanti altri tipi di obiettivi ecco, dell'odio nazista, che possono essere persone di etnia sinti, rom, oppure omosessuali, persone diversamente abili. E quindi cercare di comprendere come attraverso la propaganda all'inizio per poi arrivare all'affermazione del potere e successivamente alla segregazione e deportazione si sia arrivato appunto a quel processo finale di industrializzazione che è effettivamente l'industrializzazione della morte, che è una cosa terribile per quanto asettica, dei campi di sterminio e di concentramento, cercando anche di togliere, diciamo, di svelare quelli che sono i cliché, i vari tabù e anche tutte quelle semplificazioni storiche e anche possiamo dire giornalistiche, ma è nell'ordine delle cose che ci sono dietro, quindi parlare in maniera abbastanza cosciente di questo e cercare ovviamente di portare di svelare le singole storie dietro qui, come ha detto anche prima Paolo. Paolo, abbiamo visto poco fa una foto della firma di un protocollo d'intesa con Treccani, ce ne vuoi parlare? Sì, è stata una giornata per noi molto importante. Qualche mese fa abbiamo sottoscritto questo protocollo d'intesa con questa istituzione culturale, la conosciamo tutti, tra le più importanti del nostro paese. Lì vedete con il direttore Massimo Brahi, e questo protocollo d'intesa sostiene la nostra associazione per avere un approccio sempre più scientifico, sempre più attento a quelli che sono i contenuti che andiamo a diffondere, a divulgare. Ma come potete vedere dalla foto, è stato un momento eccezionale non solo per questa sottoscrizione, ma perché alla presenza del direttore e mia c'era la senatrice Liana Segre, una testimone, una donna eccezionale per tutti quanti noi, credo, ma in questo noi intendo interamente la comunità di questo paese, è un vero punto di riferimento. La testimonianza che abbiamo ascoltato di Lidia, la possibilità di aver incrociato lo sguardo con la senatrice Segre sono quei momenti molto preziosi, perché l'ascolto delle testimonianze di questi uomini, di queste donne è travolgente. Ancora una volta capisci quelle singole vite in che maniera si siano trovate travolte da questa storia. E noi, le nostre generazioni, ma non solo, ad oggi hanno il dovere di capire come raccogliere il testimone dei testimoni. Ed è un compito difficilissimo, perché l'anno prossimo saranno 80 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz, un tempo sempre più lontano. E meno abbiamo con noi la forza dei testimoni, più rischia questa storia di andare nell'oblio. Abbiamo il dovere di difendere questa memoria, abbiamo il dovere anche di portare avanti il risultato dell'apertura di quei campi, che è stata la nostra Costituzione e che è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel mondo. Grazie. Grazie Paolo Paticchio, grazie perché davvero è un dovere e grazie per quello che fate. Grazie anche a Luciano De Pascalis che è stato in collegamento con noi. Grazie. Lo saluto anche io, Luciano. Salve.